Tragedia a Terni, un velivolo ultra leggero è precipitato. Entrambi i pescheresi, i due morti. Si tratta di Claudio Di Giacomo, imprenditore e in passato vicepresidente della Pescara Calcio, e Massimo Sciannimanico, veterinario con studio a Pescara. L'ultraleggero con la scritta Aeroclub Pescara, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è caduto subito dopo il decollo, prendendo fuoco. Il mezzo era diretto all'Aquila. Grande il dolore in città e presso l'Aeroclub per la terribile notizia. Il presidente dell'Aeroclub di Pescara, Cristiano D'Ortenzio, erano nostri soci assidui che frequentavano la nostra associazione da alcuni anni, avevano conseguito, spiega l'ANSA D'Ortenzio, il brevetto da pilota dopo aver superato il corso e potevano guidare un aereo per fini privati. Conoscevano bene il tipo di aereo su cui si trovavano, volavano spesso con questo tipo di velivolo. In questo momento non ci sono davvero parole, aspettiamo, ha detto il presidente dell'Aeroclub di Pescara, le due indagini che sono state partite per capire la dinamica dell'incidente e quello che è accaduto. L'impatto, spiegano i vigili, è avvenuto alla fine della strada di Maratta verso Narni, poco dopo il parco Chico Mendez. L'analisi della scatola nera e l'esame dettagliato dei rottami potrebbero rivelare informazioni preziose sul volo e sulla possibile insorgenza di malfunzionamenti meccanici o errori umani coinvolti. Gli esperti di aviazione stanno prendendo in esame anche il meteo e le condizioni operative al momento del volo.